Passiamo alla interpellanza 40.016, realizzazione di una sala giochi in corso Vercelli a Milano, l'iniziativa del Movimento 5 Stelle. Primo firmatario il consigliere Carcano, ne ha facoltà per 5 minuti. Grazie Presidente. Allora, con questa mozione vogliamo porre l'attenzione su dei fatti che sono davvero inquietanti, che stanno avvenendo a Milano. In corso Vercelli è in costruzione una sala giochi con videopoker, slot machine e altri giochi elettronici, macchinette, che si dovrebbe realizzare su 3 piani per un totale di 800 metri quadrati. Alla realizzazione di questo parco giochi si stanno ponendo un vasto fronte di cittadini, che sono poi anche quelli che abitano nella zona, si stanno ponendo le scuole che sono lì nella zona, si stanno ponendo anche gli oratori che sono all'interno del quartiere. Vi ricordo che noi in Regione Lombardia abbiamo, noi intendo dire il Consiglio regionale, abbiamo approvato la legge regionale 8 che prevede il divieto di aprire le sale gioco a meno di 500 metri da scuole, oratori e comunque luoghi sensibili. Però mancano i decreti attuativi di questa legge, perché da ottobre ad oggi non sono stati ancora effettuati i decreti attuativi. La Questura, stranamente, ha fatto pressioni, così ci dicono alcuni cittadini, dichiarando che loro l'autorizzazione la dovevano effettivamente dare. Ora, se il Consiglio regionale lombardo fa una legge che va in una direzione specifica e la Questura agisce d'anticipo dando l'autorizzazione, anche è vero che non ci sono ancora i decreti attuativi, ma comunque esiste già una legge, autorizzando questa sala giochi, ci puzza un attimino come questione, anche perché è una situazione che va a colpire la questione a livello proprio culturale. Sappiamo bene qual è l'impegno che ha fatto il Consiglio regionale in termini di opporsi al proliferare di queste sale giochi, nonostante poi da destra e sinistra ci siano autorizzazioni per continuare ad aprire questi centri. Penso anche ad Abbiate Grasso, dove la giunta del centro-sinistra ha autorizzato all'interno del bocciodromo comunale l'apertura di sale giochi. Quindi la cultura diffusa su questa tematica, che è davvero inquietante perché si tratta di fare contrasto alla criminalità organizzata, di fare evitare poi patologie del gioco d'azzardo, sappiamo che la cultura in questo senso non è ben sviluppata, però un consiglio regionale ha deliberato con una legge regionale in tal senso. Allora chiediamo all'assessore competente se ci può illustrare la questione, com'è in termini autorizzativi e di sviluppo dell'iter, e quali tipo di risposta intende dare Regione Lombardia per evitare che questa sala giochi di 800 metri quadri venga aperta praticamente in centro a Milano. Grazie. Risponde per la giunta l'assessore Beccalossi, ne ha facoltà. Grazie Presidente, desidero ringraziare innanzitutto i consiglieri Carcano, Maccabiani e Corbetta che con questa interpellanza mi permettono di fare il punto in aula sulla questione lotta alla ludopatia, della quale sono stata team leader per la giunta. Una battaglia che come giunta e consiglio stiamo combattendo assieme ormai da diversi mesi e che, contrariamente da quello che il tono dell'interrogazione può far pensare, sta entrando nel vivo mettendo a segno effetti importanti. Vorrei iniziare dalla risposta puntuale ai quesiti degli interpellanti per poi passare ad un aggiornamento ai consiglieri circa gli ultimi sviluppi della problematica relativa all'applicazione concreta della legge da parte dei comuni. Consigliere Carcano e i suoi colleghi chiedono se la Regione Lombardia sia al corrente del progetto presentato per l'apertura di una grande sala giochi in corso Vercelli a Milano e, in caso positivo, che cosa intendiamo fare come Regione per evitare la realizzazione del progetto citato. Per esaminare la cronologia della vicenda mi permetto, qualora lo vogliate, di farvi avere per iscritto un report puntuale. Ma detto questo, per rispondere nel merito va chiarito quanto segue. 1. La Regione non era a conoscenza fino al ricorso al TAR, di cui parlerò dopo, del progetto di apertura della sala giochi di cui trattasi, in quanto questa amministrazione non ha nessun quesito o richiesta di informazione pervenuta né dal Questore di Milano né dagli uffici del Comune di Milano e neppure dalla società che ha presentato l'autorizzazione.
Come capirete anche nel proseguo del mio discorso, oggi la Regione non può per legge assumere iniziative dirette ad impedirne l'apertura e di fatto non sembra nemmeno poter ricorrere contro il giudizio del TAR che nei fatti, pur sospendendo l'ordinanza del Comune, sancisce la costituzionalità e la legittimità della nostra legge. Passando poi ad affrontare la questione sotto un profilo più ampio, devo ricordare che sul caso in questione è intervenuto il TAR della Lombardia, che ha sospeso l'ordinanza del Sindaco di Milano con la quale veniva disposta l'interruzione dell'attività della sala giochi citata. Va sottolineato con forza che questa sentenza non andava tanto a toccare l'impianto normativo di Regione Lombardia, ma piuttosto la motivazione di ordine pubblico contenute dal provvedimento comunale e, a suo dire, scarsamente dimostrate dal dispositivo dell'ordinanza del Comune. Detto questo, mi permetto di chiarire che, contrariamente a quanto affermato nell'interpellanza, la Questura di Milano ha rilasciato l'autorizzazione per l'apertura della sala da giochi in questione non in ragione della mancanza di regolamenti attuativi della legge regionale 8/2013, quella sulla ludopatia approvata appunto dalla Regione, ma per altre motivazioni. Infatti, la valutazione del Questore quale autorità di PS nel rilasciare la licenza prevista dall'articolo 88 del TULPS è circoscritta alla tutela dei profili legati all'ordine e alla sicurezza pubblica e quindi alla verifica in campo richiedente dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo medesimo. Potrà non piacere a me e senz'altro anche a molti colleghi del Consiglio regionale che ricordo aver votato all'unanimità questa legge, ma una recentissima circolare del Ministero degli Interni inviata a tutti i questori della Lombardia riconferma come i questori debbano verificare esclusivamente la fattispecie prevista all'interno della norma TULPS, che è il testo unico delle leggi per la pubblica sicurezza, rimandando alle altre autorità locali e ai comuni in particolare la verifica dei requisiti previsti dalle leggi regionali in vigore. In sostanza, le questure scelgono una posizione pilatesca, ammettono la legittimità delle restrizioni legislative regionali, ma nel loro provvedimento devono solo tenere conto della sussistenza dei requisiti ministeriali e demandano ai comuni controllo e verifica degli altri presupposti. Siccome mi è chiara che questa è una posizione appunto pilatesca, ho chiesto al Presidente Maroni di incontrare quanto prima tutti i questori di Regione Lombardia, di tutte le province lombarde, anche forte del suo ruolo precedente di Ministro degli Interni, per spiegare questa legge appunto ai questori, perché non succeda quanto è avvenuto a Milano, ma quanto è avvenuto anche a Virgilia in provincia di Mantova, dove un altro questore, esattamente come a Milano, ha fatto la stessa cosa. Ha detto che sì, la Regione Lombardia aveva, e le ricordo che noi i decreti attuativi li abbiamo fatti, che valevano, ma che comunque lui non era tenuto a sentire la legge regionale, ma doveva rispondere semplicemente a una normativa nazionale. Per questo credo che sia importante fare chiarezza con un incontro tra tutti i questori della Lombardia e il Presidente Maroni. Appare infatti evidente il bizantinismo di questa posizione, a parer mio anche contraria all'obbligo di semplificazione del procedimento contenuto nella 241. Vero è che questa anomalia può solo essere corretta da una modifica della legislazione nazionale, riguardo alla quale mi risulta che la Commissione Quarta, con il relatore il consigliere Rolfi, stia facendo. Questo caso non può in alcun modo mettere in discussione l'efficacia della nostra legge. A tal proposito mi permetto di citare altri due episodi. Una altrettanto recentissima sentenza del TAR di Milano, riguardante una fattispecie pressoché identica in comune di Cantù, che ha invece confermato i contenuti del provvedimento di diniego espresso dal medesimo comune nel corso del mese di dicembre 2013 a fronte della DIA presentata dal titolare di un esercizio pubblico intenzionato ad installare le apparecchiature per il gioco d'azzardo ad una distanza dai punti sensibili inferiore ai 500 metri come indicato dalla legge e poi dai decreti attuativi che la Giunta ha fatto. E l'episodio avvenuto in settimana scorsa a Brescia, laddove un esercente multato dalla polizia locale per aver installato una nuova macchinetta in un negozio collocato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, ha preso credo 5.000 euro di multa. In conclusione, nel caso in esame, ovvero sia l'apertura della sala gioco di Corso Vercelli, pur in presenza di richieste di autorizzazione ed emanazione dei relativi atti da parte delle autorità preposte, che si sono collocati a cavallo tra l'approvazione della legge e le relative circolari attuative,
sembra che ad essere giudicata imperfetta dal TAR sia stata in particolare la particolare formula giuridica utilizzata dal Comune di Milano, ovvero sia l'ordinanza, posto che in almeno un altro caso, Cantù, identico caso, è stato deciso dal TAR, dal medesimo TAR, positivamente per le procedure adottate dal Comune. Peraltro, altra differenza, il Comune di Cantù le motivava come tutela della salute pubblica, mentre invece il Comune di Milano mi sembra per ragioni di carattere di sicurezza. In pratica, e non sta a me certo fare la giurista, se anziché un'ordinanza Milano, il Comune di Milano, avesse come il Comune di Cantù semplicemente negato l'autorizzazione alla DIA o alla SCIA, il TAR avrebbe dovuto, credo, pronunciarsi in maniera anomala, suppongo, ovvero sia come nel caso di Cantù. È evidente, d'altro canto, il tentativo di fare molta confusione in questo campo per cercare di annacquare gli effetti della nostra legge, ma proprio per garantire tutto il supporto necessario e una coerenza a tutti gli atti, anche comunali, in materia, è stato recentemente creato un sito regionale in cui mettere a disposizione di tutti leggi, delibere, sentenze, mentre questa settimana inizierò a fare un giro per tutti gli STER della Lombardia per parlare ai sindaci, alle associazioni di categoria, a coloro che si occupano di questo settore, alle ASL, alle forze dell'ordine. I questori sono sempre invitati per spiegare appunto quella che è la legge regionale sulla ludopatia, secondo me non ancora abbastanza conosciuta. È un tour che comincio giovedì a Bergamo, laddove di volta in volta saranno evidentemente sempre invitati non solo i miei colleghi assessori, che ringrazio per aver collaborato all'applicazione di questa legge e alla stesura della stessa, ma anche e soprattutto i consiglieri che vorranno magari partecipare. Grazie. Ringrazio assessore Beccalossi. 3 minuti per la replica, consigliere Carcano, prego. Grazie assessore. Beh, su questo fronte noi ci troverà sempre, come dire, alleati nel portare avanti questa legge regionale, sponsorizzarla e farla passare in termini culturali e politici. Non conoscevo la questione delle autorizzazioni e del bizantinismo, come diceva lei, dei questori, e mi fa piacere sentire che a questo punto Maroni convocherà tutti i questori, magari ci faccia sapere quando li convocherà, come sarà l'esito di questo incontro, perché davvero è strano che una legge regionale poi sia così bypassata dalla questura. E faremo arrivare anche le osservazioni, ma in realtà le abbiamo già fatte arrivare tramite il Consiglio Comunale al sindaco Pisapia, perché siamo ben coscienti del fatto che il sindaco in questo ha delle responsabilità gravissime e non abbiamo mancato per fargliele pervenire. Ribadisco il fatto che la politica, però non devo insegnarlo io a voi, ha una forza che a volte però è sottovalutata, che è un po' quello che diceva lei, cioè far passare il messaggio culturale, perché se è vero che poi ci si incastra e ci si scontra con questa burocrazia, con questi obblighi di rispetto di direttive differenti, è anche vero che la forza del messaggio che una giunta come la vostra e noi come consiglieri anche di opposizione possiamo fare è quello di far passare il messaggio politico che a livello culturale si deve dire basta a queste sale giochi, basta al gioco d'azzardo, anche solo presenziando poi con i cittadini nelle proteste contro questa sala giochi a Milano e quindi facendo arrivare un messaggio che la politica, in questo caso tutto il Consiglio regionale, si oppone a queste scelte. Grazie.